ragazze, ciao ragazzi, bonjour, nuovo giorno, nuovo video. Oggi mangeremo per 24 ore solo cibo nero. E voi pensate forse che sia facile, ma vi garantisco che non è affatto così. Infatti sarà una vera e propria challenge questa, una vera e propria sfida che non so come andrà a finire, ve lo anticipo. Vi faccio vedere però tutte le cose che ho trovato al supermercato che mangeremo oggi. Qui c'è gatto Denver. Ciao gatto Denver. Ciao. Ciao amore. E poi ho un'altra idea in realtà per la cena di stasera che incrociamo le dita, spero di riuscire a realizzare, spero di riuscire a fare, ma intanto vediamo che cosa ho trovato. Allora, queste sono tutte le cosine e penso si noti che il colore principale è proprio il nero. Prima cosa, ah no, ci sono delle altre cosine in frigo, vado a prenderle e vi faccio vedere anche quelle. Sono molto soddisfatta di quello che ho preso, vi anticipo. Allora, prima cosa sono le... come si chiamano? Non ho mai capito come si chiamano, io l'ho sempre chiamate more. E sono le more più nere di così, veramente penso che non sia possibile. E penso che queste le mangeremo a colazione, adesso vediamo. Poi, altra cosa che è super nera è l'uva, qui la chiamiamo uva fragola. Ah no, si chiama uva fragola, ok. Eccola qui, e se non l'avete mai assaggiata, assaggiatela, è buonissima. E penso che queste due cosine per colazione assieme a... Tada! Ho preso anche la marmellata 100% frutta di mirtilli neri. E sono contenta perché non ci sono zuccheri aggiunti, ma soltanto gli zuccheri naturali dei mirtilli. Guardate, ragazzi, mirtilli neri più nera di così veramente non si può. Poi, allora... ok, ho gli Oreo, questi sono insomma neri, sono scurissimi, questi invece sono birthday party che mi sa che li ho portati io o me li ha portati De Melza, la mia amica olandese, insomma, comunque sono olandesi, ok? E poi ci sono, abbiamo da sgranocchiare le caramelle dietorelle rigorosamente gommose, perché voi lo sapete che una delle mie passioni più grandi nella vita per quanto riguarda il cibo sono proprio le caramelle gommose. E queste, sì, appunto, sono alla liquirizia senza zucchero con estratto di stevia. Non impazzisco in realtà per la liquirizia, però le uniche caramelle di questo colore sono alla liquirizia. E volevo trovare le rotelle, ma non le ho trovate, quindi ho preso queste, che sgranocchieremo durante la giornata. Altra cosa che possiamo sgranocchiare durante la giornata, queste le ho trovate da Italy, e costavano un sacco, e sono dei tartufi, tartufo extra nero, antica torroneria piemontese. Sono super neri così a vedersi, io spero che anche una volta aperta la confezione siano neri, perché se sono tipo trasparenti veramente, cioè, li uccido, e quindi ho preso questi. E poi, allora, vabbè, classico ragazzi, le olive nere, che non mi piacciono particolarmente, devo dire la verità, ma per questa sfida ce le faremo piacere, un po' come le liquirizie. E poi abbiamo, ah ragazzi, di questo sono troppo orgogliosa. Vi ricordate quando abbiamo fatto il video in cui mangiavo per 24 ore solo cibo rosa ed ero riuscita a trovare un sale rosa che non è quello dell'Himalaya, che è appena appena, diciamo, un po' aranciato rosato? Ho trovato proprio il sale rosa, di un bel rosa pastello vivo, che era al vino rosso, mi sa. E stavolta sono riuscita, sempre da Italy in realtà, a trovare, ragazzi, il sale nero. Non sapevo nemmeno che esistesse, ed è stranissimo perché sembra quasi liquirizia, perché è super super, ve lo faccio vedere, è super 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 fine, e io pensavo fossero tipo delle scagliette di liquirizia, in realtà di liquirizia, in realtà no, è sale nero delle Hawaii, e anche questo costava un bel po'. Questo sale proviene da un'isola di origine vulcanica, è ricco di carbone vegetale che gli conferisce il caratteristico colore nero vellutato, e questo voglio usarlo per fare la pasta, che sarà... Ta-da! Ovviamente ho preso gli spaghetti al nero di seppia, ragazzi, più neri di così veramente non si può, ma non accontentandomi degli spaghetti al nero di seppia, ho preso anche il nero di seppia, perché voglio che siano più neri del nero possibile, immaginabile nero, diciamolo ancora una volta così, tanto perché ci sta, e quindi sì, ho preso anche il nero di seppia, che è...
pochissimo, quindi presumo di doverne mettere veramente poco. Dovremmo fare una ricerca, perché non ho mai cucinato con il nero di seppia, e cioè l'ho mangiato in ristorante eccetera, ma non l'ho mai cucinato io, e questa cosa non vi sorprenderà, immagino. Poi ho preso i Loacker cioccolato fondente dark noir, che spero siano super 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 neri, più neri del dark noir non sono riuscita a trovare, quindi altra cosa che possiamo mangiucchiare adesso a colazione. E poi abbiamo la salsa di soia, che è nera, io non so se la userò, forse con gli spaghetti, non lo so, vedremo. E poi ragazzi, un secondo, allora, se voi mi conoscete, siete molto felici per me in questa challenge, perché da bere, secondo voi, cosa posso bere oggi senza trattenermi perché è super 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 nera? Se avete pensato alla Coca-Cola Zero, avete ragione. Ed effettivamente la Coca-Cola Zero, ragazzi, finalmente una challenge in cui posso bere la mia amatissima Coca-Cola Zero. E poi ho preso un'altra cosa, in realtà, ho preso il chinotto, perché, cioè, è nero. Ok, se la mia videocamera resiste, perché la posiziono sempre nei posti più terribili. E voi mi dite: Nicole, perché non ti prendi un cavalletto, un treppiedi? Io ce l'ho, però non so perché mi diverto a posizionare le videocamere nei posti più assurdi. Tipo in questo momento vi faccio vedere. Siete posizionati esattamente qua, ok? Quindi, tanto per farvi capire l'assurdità. E quindi sì, torniamo al chinotto. Io ho preso questa bevanda, che però 100% allegria italiana, San Benedetto, che però io non ho mai bevuto nella mia vita, quindi non so se sarà buono oppure no, però nero è nero. E poi invece abbiamo appunto un'altra sorpresa che spero di riuscire a realizzare questa sera per cena. Ma direi a questo punto passiamo alla colazione, perché mi sono svegliata, ho fatto la doccia e comincio ad avere un po' di fame. No vabbè, questa è veramente la marmellata più nera che io abbia mai visto. Guardate che roba, ragazzi. Cioè, wow. È un profumo buonissimo, devo dire anche. Ok, la nostra colazioncina è pronta e c'è un grappolo appunto di uva fragola, che sembra un po' blu, ma in realtà quando la sfreghi lo vedete che diventa nera. Poi abbiamo le more, due biscotti Oreo rigorosamente neri e poi abbiamo una fetta biscottata con la nostra marmellata extra black, che non va a fuoco. Ok, ok, buon appetito ragazzi, buon appetito. Gatto Max, vuoi salutare? Ciao, ciao, vi do i baci, vi do i baci. Ciao. Sono curiosa, vabbè, le more le conosco bene, queste sono sempre buonissime. Ma sono curiosa di assaggiare questa marmellata extra black. Oh wow, è dolcissima ragazzi, non me l'aspettavo, visto che è senza zuccheri aggiunti, me l'aspettavo un po', non lo so, amarognola, invece è super 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 dolce. Mi dispiace solo perché a colazione volevo avere anche il succo di mirtilli, un bel succo nero, però tutti quelli che sono riuscita a trovare erano un pochino troppo rossi e quindi non volevo barare in questa challenge. È peccato, perché non sono riuscita proprio a trovarne uno che fosse nero nero, ecco, sono, avevano tutti un po' un, non lo so, un sottotono rossastro, quindi ho lasciato perdere per non imbrogliare. Apprezzate, apprezzate, non sto bevendo nulla. Comunque, i miei video si stanno trasformando lentamente tutti in dei mukbang, notare. Comunque, fatemi sapere se volete che faccia questa challenge anche con altri colori. In tanti mi avete chiesto anche l'azzurro l'ultima volta, e lo farò, anche se penso che sia il colore in assoluto più difficile per filmare un video del genere. Ma lo faremo, ma se ne avete altri di colori che volete che io mangi soltanto un colore per 24 ore, scrivetelo nei commenti. Ragazzi, abbiamo spazzolato tutto, devo dire, avevo veramente fame stamattina, cosa che non capita mai, ma stamattina avevo fame. In realtà io mi sveglio sempre tardi, quindi è tipo mezzogiorno. Comunque, adesso devo andare a fare un po' di lavoro al computer. Nel frattempo mi vesto anche e mi preparo, perché poi devo uscire. Comunque ci vediamo tra un po' per il nostro pranzo, che per me sarà più o meno alle 2. Vi dico la verità, quindi ci vediamo dopo a pranzo. 2 hours later.
È ora di pranzo finalmente, perché ho parecchia fame, quindi andiamo a preparare, ho pensato, gli spaghetti. Eccoli qua. Useremo naturalmente spaghetti al nero di seppia, pronti. Poi abbiamo il nostro piccolo vasetto di nero di seppia, che spero di essere capace di cucinare, di preparare. E poi ovviamente abbiamo il nostro sale nero che useremo per che metteremo nell'acqua della pasta e poi a bisogno. Questa è la porzione di spaghetti per oggi, che assolutamente non si tagliano, perché ho scoperto che è una specie di abominio se taglio gli spaghetti. Da quando ho fatto l'ultimo come non cucinare con Nicole, ho tagliato gli spaghetti, mi avete praticamente detto di tutto, quindi assolutamente non vanno tagliati. Ok, fino qua ci siamo. Ok, questo è il resto degli spaghetti, ci vogliono circa 10-11 minuti. Andiamo a prendere il sale, qui c'è anche il nero di seppia che dobbiamo ancora vedere come fare. Sono andata a vedere qualche video su YouTube in realtà su come preparare un sugo con il nero di seppia, quindi so di dover fare un soffritto prima, vediamo se siamo in grado oppure no. Ma prima appunto andiamo a versare il sale nell'acqua, perché già bolle. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Voilà. Quanto può essere strano questo sale, mi sembra tutto tranne che sale. Poi i granelli sono piccolissimi, non lo so, è super super strano. Vabbè, non so quanto devo metterne in realtà. Oh mio Dio, cioè l'acqua è già nera, il che spero sia una cosa positiva. Andiamo a buttare gli spaghetti. All right, mettiamo un po' il fuoco. Scusate il casino, ho aperto un po' la finestra. Nel frattempo sto preparando il soffritto. Ok, ho messo solo due spicchi d'aglio. E voi pensavate che io non fossi in grado di preparare un soffritto? Pensavate? Infatti se lo pensate avete ragione, perché non so bene se lo sto facendo nel modo giusto. Comunque per adesso c'è l'aglio, c'è l'olio. Aggiungerò un po' di prezzemolo, che penso che non fa mai male, tipo. Ok, questo è surgelato, quindi smollati un po', prezzemolo, grazie. Nel frattempo la pasta sta cuocendo. Notare quanto sia strano che sia la pasta che l'acqua siano completamente neri, veramente la cosa più bizzarra che io abbia mai visto. Il nostro soffritto sarà pronto? Chi lo sa quando è pronto il soffritto? Io non lo so, però dall'odore andrei ad aggiungerci il nero di seppia, ragazzi. Oh mio Dio, è veramente veramente strano. Super super strano. Il profumo è buono, ma è molto concentrato, molto black. Ok, non so quanto devo prenderne, ma facciamolo con un cucchiaino e direi di non esagerare, perché non vorrei poi ritrovarmi con un sapore terribile. Io andrò a metterci forse due volte questa quantità. Ok, cambiato idea, mettiamoci tutto il vasetto. Ok, la pasta è pronta, sono andata a riaccendere, spero di aver fatto bene, il fuoco sotto la padella del soffritto, e adesso vado a mescolare il nero di seppia. Nel frattempo ho tolto anche gli spicchi d'aglio e mescolo il nero di seppia con gli spaghetti, che già erano il nero di seppia, ragazzi, quindi veramente, cioè, più black di black di black di così non si può. Devo dirvi che il profumino non è assolutamente niente male. Il nostro pranzetto è pronto. Spaghetti al nero di seppia con nero di seppia aggiunto. E ragazzi, guardate che meraviglia, hanno un profumino che non immaginate. E ovviamente un bicchiere di Coca-Cola, che in confronto agli spaghetti sembra quasi marrone, nonostante sia bella scura la Coca-Cola, eh? Come sempre, prima di iniziare, un bel sorso di Coca-Cola Zero. E adesso iniziamo. Allora, io so che mi piaceranno gli spaghetti al nero di seppia, anche se non li ho mai mangiati. Ho assaggiato un po' di risotto al nero di seppia, ma non li ho mai mangiati, presi proprio io, perché mi fanno un po' impressione. La mia preoccupazione più grande è soltanto quella che tra un po' devo uscire e penso che i miei denti, la mia lingua e tutta la mia bocca saranno completamente macchiati di nero. Quindi proviamoci. Tra l'altro, notare, ho messo anche una maglia nera e cerchietto nero per restare in tema oggi. Allora, ok, ci siamo, aiuto. Ok, fanno impressione, ma profumo è buono, Nicole, profumo è buono.
Allora, come immaginavo, ok, perdonatemi. Allora, gli spaghetti sono molto buoni, perfettamente al dente, sono stata brava. Il sugo, il condimento è molto buono. Cioè, l'unica volta che qualcosa mi riesce bene, ragazzi, cioè perdonatemi, l'unica volta che qualcosa mi riesce bene, non c'è nessuno qui a testimoniare che un piatto mi è riuscito bene. Comunque, no, vabbè, ci siete voi in realtà, però non posso farvela assaggiare, non potete annusarla, mannaggia, non c'è nessuno che testimoni. Però è una cosa che posso sicuramente rifare in futuro, diciamo. Non vedo perché no, tipo ad Halloween. Penso che sarebbero molto a tema Halloween. Era talmente buona che l'ho spazzolata, ragazzi. E questo è quanto per il pranzetto di oggi. Mi sa che ci vediamo tra un po' con lo spuntino. Later. No, voglio assaggiarli subito, sia questi tartufi extra black che le caramelle gommose alla licorizia, quindi vediamo come sono. Allora, apriamo prima questi mini tartufi, che se non sbaglio dovrebbero essere tipo dei cioccolatini, giusto? Mi auguro. Beh, il profumo è buonissimo, sa veramente di cioccolata fondente, ma sa veramente di cioccolato. E aprendoli direi che sono dei veri e propri tartufi, cioè sono neri con un po' di cacao sopra, quindi non so se possiamo farla passare per questa challenge, dovevano essere extra black. Proviamo. Teoricamente secondo me sono no, anche se tolgo il cacao sopra sono comunque marroni, quindi non ne mangeremo altri, volevo provare ma decisamente non sono extra neri come c'è scritto. E poi assaggiamo una ghiottorella, queste dovrebbero essere nere perché effettivamente sì, sono tutte le mani sporche, perché più nero della licorizia veramente non c'è, quindi andiamo sul sicuro. Devo dirvi che nonostante io non impazzisca per la licorizia, queste non sono niente niente male, anzi vi dirò un'altra cosa, ne mangerò due. 3 hours later. Ho ordinato la cenetta su Just Eat e sto incrociando le dita che sia come me l'aspetto e non vi anticipo che cos'è, lo vedrete tra poco, lo vedrete dopo. E nel frattempo però volevo fare un piccolo snack perché ci sono questi Lo Hacker che ancora non ho assaggiato e voglio troppo vedere come sono, ammesso che siano neri perché altrimenti non posso mangiarli, quindi vediamo un po'. A vederli mi sembrano molto scuri e la confezione è nera, quindi anche questo insomma penso che sia adatto quindi alla challenge. Ton ton ton. A little bit of a bummer, cioè direi che non è fattibile, ragazzi, perché la scatola, cioè la confezione, non la scatola, la confezione è sì nera e si chiamano extra dark, però ragazzi sono marrone, quindi mi sa che per oggi non posso mangiarli. Domani ovviamente sì, e non penso durerà tanto questa confezione, ma non sono assolutamente neri, quindi non vanno bene per la challenge e quindi a malincuore devo lasciarli là. Ok, è arrivata e vi svelo che la pizza ragazzi, ma ho preso super particolare, ho trovato questa pizzeria che fa le pizze con l'impasto al carbone vegetale nero ed ho preso il calzone. Ta-ta-da, ta-ta-da. Ed è effettivamente al carbone e quindi è nera, ragazzi. L'unico sgarro è la salsa di pomodoro e all'interno ci sono c'è salamino piccante, provola e basta, penso altro pomodoro e questo è quanto. Però se non fosse per il pomodoro sarebbe tutta nera, ragazzi, ed è stato il meglio che ho potuto fare per la cena. Guardate ragazzi quanto è strana, all'interno è proprio nera, stranissima. Adesso assaggiamola, è per la prima volta assaggio una pizza con questo impasto e per la prima volta mangio un calzone nella mia vita. Si sente che l'impasto è diverso, è molto strano, almeno per quanto mi riguarda, è più soffice e si scioglie in bocca secondo me un pochino di più rispetto all'impasto normale, però è un pochino forse più pesante come sapore.
Però devo dirvi che con la provola e il salemino piccante è super buona, niente male veramente, ho scoperto una nuova pizza oggi. E adesso in diretta assaggiamo questo chinotto, ok? Che vi garantisco non è Coca-Cola. Allora, inizialmente pensi che è quasi buona, poi ti viene questo sapore amarognolo che non mi piace tantissimo. Non so, mi ricorda qualcosa. Non so cosa mi ricorda, ma non mi ispira tanto, penso che tornerò alla Coca-Cola. E questo lo lascio perché sono seriamente strasazia, ragazzi, però era buonissimo. Ok ragazzi, giornata finita, come in tutte le challenge ci vediamo qui nel mio studio per fare un po' il punto della giornata e parlare di com'è andata. Allora, devo dire, pensavo peggio, perché mi è andata molto bene, nel senso che a pranzo mi sono piaciuti tantissimo gli spaghetti, anche la colazione non era affatto male, molto molto buone le more, molto buona l'uva fragola, quindi mi è andata bene, super buone le dietorelle che ho sgranocchiato durante tutta la giornata, fin troppo direi, vabbè che sono senza zuccheri, e molto buona la pizza, anche se non l'ho finita e la sto lasciando per domani perché era gigantesca, però molto interessante questo impasto al carbone nero vegetale. E l'unica pecca è che non ho un dolcetto questa sera. Vabbè, ho mangiato in realtà un biscotto Oreo, ma visto che già li avete visti in questo video non c'erano novità, quindi mi dispiace un po' per il dolce. Volevo trovare una crostata ai mirtilli, quindi che fosse bella nera come colore, però non sono riuscita a trovarla, o perlomeno non del colore che volevo, quindi niente dolcetto, sigo stasera dopo cena, ma mi sono abbuffata abbastanza oggi direi con tutte queste schifezze e un sacco di carboidrati, quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video, appunto scrivetemi se ne volete altri di qualche colore diverso e di quale colore lo volete, io vi mando un bacio e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!